vorrei proprio sapere qual è la storia più brutta che ti è capitata. La più brutta? Beh, se è brutta, perché te la devo raccontare? No, dico, la più brutta moralmente. Il reato più sgradevole, più basso, che hai scoperto. Vedi, Mario, io ho imparato una cosa. Che oggi tutti, o quasi tutti, i reati, i delitti, sono così sgradevoli, bassi. I moventi più nobili, o meno, i meno ignobili, diciamo, come l'onore, la passione, la gelosia, ormai vanno scomparendo nelle nostre campagne, nelle nostre città. E restano i moventi brutti, quelli squallidi, meschini, che ti turbano il cuore perché hanno sempre per scopo l'interesse, il denaro. E se è una di queste storie che vuoi, figurati, non ho che l'imbarazzo della scelta. Ecco, mentre Maria prepara la polenta, forse ho il tempo di raccontarti quello che mi è successo. Tu lo conosci bene il lago d'Orta? Ci ho abitato tanto tempo, 3 anni. Ecco, quello che mi è successo a Orta è quando comandavo quella stazione qualche anno fa. Eravamo, ricordo, alla fine dell'estate. Non puoi essere prudente, ci avranno visti. Non importa, lascia che lo sappiano tutti. Zitta! Controlla le gomme, l'acqua e olio, e fai il pieno, eh! Attenzione alle gomme, 1617, sì! Mi scriverai subito, vero? Certo. Quanto conti di arrivare a Vienna? Mercoledì o giovedì, lo sai, devo fermarmi a Linz. Sta attento con quella roba, se ti succedesse qualcosa morirei. Stai tranquilla. Dove hai la mia fotografia? Nella tasca. Guai se la perdi. Dietro ti ho segnato l'indirizzo per scrivermi. Lo so a memoria. Fermo, posta, Borgo Banero. Bravo. Riceverai spesso posta. E poi a febbraio sarò qui. Ricordati che hai giurato. A febbraio conterò i giorni, le ore. Non è la sua segretaria, la Fräulein Helga, quella laggiù. Ma bravo, geometra Cattozzo. Sì, sì, è proprio la Fräulein, proprio Helga. Sì, aiuta quel nostro amico viennese. Scapolo, poverino. È venuto a passare un po' di giorni in Italia. Boh, per me quel tipo lì si ossigena i capelli. No, no, è biondo naturale, è un biondo Mitteleuropa. Qualcuno mi preso mio paura per sbaglio. D'accordo, maresciallo, questa sera chiudo il servizio di mensa. La licenza è scaduta il 31 di agosto. Stia tranquillo, maresciallo, domani qui sarà tutto pronto, tutto cicolo. Va bene, verrò a controllare. Maresciallo, venga, venga, facciamo un brindisi d'addio. Giordino. Ah, maresciallo, come va? Maresciallo. Geometra. Helga, Helga, Franz, venite. E sono tedesche tutte e due? No, Helga è austriaca, di Klagenfurt. In paese ho sentito... Chiamarla tedesca, sì, lo so, lo so. In 2 anni che vive tra noi potrebbero anche averne imparato il nome. Forse riesce difficile la pronuncia. Ma perché? Signorina Helga è più difficile di geometra Cattozzo? Helga è un'altra cosa, Cattozzo poi è indigeno. Forse lei, professore, cambia troppe segretarie. Cambiavo? Maresciallo caro, qui viviamo al centro d'un vespaio, troppo giovane, troppo alta, troppo magra, troppo formosa. Ah, eccola qui, la mia segretaria, batte a macchina, tiene in ordine le schede del mio archivio personale. Fare questo, anche se è giovane, non è un difetto. È un difetto essere vecchio, eh? Andiamo, sciurdino, metterei la firma subito per essere come lei alla sua età. Ma gli anni ci sono. Dica la verità, lei ha fatto il patto col diavolo. Ecco. Forse sì. Più di 50 anni fa, non era ancora scoppiata la prima guerra mondiale, io andavo a Napoli per conoscere Scarfoglio. In treno incontrai un commesso viaggiatore, rappresentava una ditta di profumi, saponi, dentifrici, 5 vermouth. Mi rifilò 2 tubetti di dentifricio in pasta. Vedrà, vedrà, il suo sorriso avrà sempre 20 anni. Lì per lì lo scambiai per un ciarlatano, invece era il diavolo in persona. Ma un buon diavolo, che per poco mi vendeva l'eterna giovinezza. Da quel giorno
L'unica cosa a cui sono rimasto veramente fedele nella vita è il dentinol. In Polinesia, nel Mato Grosso, al Polo Nord, me lo sono fatto spedire sempre. A lei. Ed ecco il risultato. Venite, venite. Ah, geometra, eh? A lei. Ah, grazie. Prego, signori, per favore, una foto ricordo. Ah, sì, grazie. Ecco fatto. Alla salute. Cin, cin. Salute. Bel primo piano, no? Bellissimo, altro che. Chi lo ha visto una volta lo riconosce subito. E le altre copie? Le altre copie saranno pronte stasera. Bene, così domani cominceremo un lavoro serio col giro delle banche e dei cambi a valute. E anche dei filatelici. Come? I filatelici, ricordatelo. Omegna, Borgomanero e Novara. Ci servirà molto la fotografia, avrà dato nomi falsi, figurati. Boh, sarà così. Ma io non so ancora che cosa stiamo cercando. Per ora conosco solo un nome, Franz Keller. E questa faccia. Vabbè, per andare dal fotografo non ti serviva altro. E guarda, leggi questo. È un fonogramma arrivato stanotte da Tarvisio. Mattino 9 settembre corrente veniva fermato at posto frontiera Tarvisio certo Keller Franz von Ludwig, nato a Vienna 30 maggio 1934, trovato in possesso ingente quantità valuta, titoli, azionari ed altri valori, nascosti in doppio fondo del suo bagaglio, dei quali non sapeva indicare proprietà, provenienza e destinazione. Notte tra 10 e 11 corrente mese, detto Franz Keller riusciva ad evadere e dileguare oltre confine. Hai capito? Lasciando in nostre mani documenti, valori appresso indicati e bagaglio. L'ultimo soggiorno italiano del Keller è stato campo internazionale di Orta. Pregasi fornire stesso mezzo informazioni rito Keller Franz. Segue elenco valori sequestrati, due punti. Lire italiane in biglietti da 10 e 5.000 per totale 12 milioni circa. Sterline 1.300, franchi svizzeri 20.000. Raccolta francobolli antichi e moderni, valore imprecisato. Firmato maresciallo Cecchini. Sto Franz, con la sua faccia da musicista. Lire, sterline, franche svizzere. È una raccolta di francobolli. Figurati, ci sono francobolli che valgono 5-6 milioni l'uno. Nella cassa d'un orologio, caro mio, ci può entrare 1 miliardo. Tu non hai saputo altro sul tedesco, per caso? No, maresciallo, niente. Allora non ci resta che la storia con la segretaria del professore Pasquè. Eh già, ne parlano tutti quanti. Beh, bisogna dire che si nascondevano male. Eppure lui, il ciordino, mai l'ombra d'un sospetto. E chi lo sa, è difficile dirlo. Siedi, siedi. Parliamone un po'. Secondo te, questa Helga, la tedesca, che donna è? Ma su per giù come tutte le altre di quel tipo. Due anni fa, quando sono venuto a Orta, stava già col ciordino. Io ce l'ho trovata. Ah, io invece l'ho vista arrivare. Ah. E già allora si facevano chiacchiere? Direi di sì. Il ciordino, appena arrivato, ha fatto mettere subito l'impianto del termosifone in tutta la casa. Ha fatto una cosa che non aveva mai fatto in tanti anni. Poi ha preso una donna del paese, la Carolina, a mezzo servizio. Insomma, si è capito subito che c'era qualcosa di nuovo. Adesso c'è chi giura persino che l'abbia sposata segretamente. Addirittura. Si divertono a parlare, a malignare. Il professore è un tipo originale e lei e la tedesca ce l'hanno tutti sulle corna. Anche se magari è una brava ragazza. Ma chi lo sa. Chi è capisce femmina. Permesso, maresciallo? La posta. Ah, bene, mettila qua. Quello dei due mondi. Quale mondi? Il francobollo da 40. Ah. Me lo dà l'angoletto? Va bene, te lo do l'angoletto. No, no, non si disturbi. Dopo il protocollo. Non mi disturbo, Bastiano, non mi disturbo. Questo è un altro che ha la mania dei francobolli. Sa brigadiere, ne ho 2.824. E poi il professore Pasquè mi dà tutti i suoi doppioni. Perché il professore Pasquè ha una collezione di francobolli? Maresciallo, non lo sa. Una collezione importantissima. Capisco. Lasciali stare, dopo il protocollo. Beh, allora domani ricordo di queste indagini. Filatelici, banche e cambi a valute, a cominciare da Novara. Io cercherò di sapere qualcosa qui intorno. Franz Keller, tenda 18. Sì, lo ricordo benissimo. Un ospite del campo come tutti gli altri. Ce n'erano pochi come lui. Un ragazzo biondo con i capelli lunghi, ma un ragazzo a posto, educato. Ricordo che venne da me a saldare i conti prima di partire. Per me era un ragazzo a posto. Ho capito.
Sì, me lo ricordo bene. Mi comprava montagne di giornali. Pagava e se ne andava? Ma non sempre. Veramente tante volte si fermava come per spiare la casa del professor Pasquè. Già, perché di qua si vede bene. E la tedesca gli faceva i segnali dalla finestra. E taci, lingua lunga. Se la intendevano e come. E poi basta sentire quel che dicono i barcaioli che li portavano all'isola. Zitta. E questo avveniva spesso? Sì, tutti i giorni. Maresciallo, è là sul lungolago. Sta leggendo il giornale. Andiamo. Giordino, buongiorno. Ha letto, maresciallo? Sì, abbiamo l'onore della cronaca. Già, notizie brevi, ma fanno sempre una bella reclame. Quest'altro anno saremo pieni di turisti. Speriamo. Però il giornale non dice tutto, perché oltre ai titoli e denaro, c'era anche una collezione di francobolli rari. Ma lei che pensa, maresciallo? Lo prenderanno, quel ragazzo? Solo se rimette piede in Italia. Non ci sono denunce. E poi quelle che hanno perduto i milioni preferiscono stare zitti. Già, è la regola del gioco, almeno credo. Per i soldi sì, i soldi vanno e vengono. Ma una collezione di francobolli che è costata anni di fatica, di ricerche e anche di occasioni fortunate che difficilmente si ripetono due volte. A me lo dice. Appunto, so che lei è un appassionato. Giordino, qui siamo pronti, né? Se vuole approfittare vado anch'io a San Giorgio. Sì, grazie, così facciamo due chiacchiere. Attenzione. Maresciallo, allora io resto qui, di servizio. No. Tu resti in caserma, di servizio. Che autunno, eh? Non abbiamo avuto giornate così neppure a luglio. Sì, veramente bella. Scusi, professore, visto che siamo in argomento, ma quel Franz Keller non è che le ha scritto per caso? C'era stata una promessa quando è partito, ma non mi ha scritto. Possibile nessuna lettera. Ah, ma lei parla di Helga, insomma vuole sapere se Helga ha ricevuto posta. Vorrei sapere se sono arrivate lettere di questo Franz Keller, non mi importa per chi. No, non ne sono arrivate, né dall'Austria né da altrove. Se fossero arrivate glielo direi. Non ne dubito, basta così. No, non basta così, perché credo che qui si stia esagerando. Lei cerca prove di complicità, non è vero? Già, proprio così. Avrei dovuto aspettarmelo. Povera Helga, tutti la detestano. Eppure nei primi tempi, lei non era ancora con noi, maresciallo, lei non lo sa, ma quanti le hanno messo gli occhi addosso. Lei può immaginarlo, maresciallo, potrei raccontarle tante cose. Ci hanno provato. Se le facessi i nomi, diceva Helga, ridendo, vedrebbe, professore, che belli amici ha. Simpatici, eh? Non me li diceva i nomi, ma li so lo stesso. Sono quelli che le danno la croce addosso più degli altri. Beh, lei lo sa come sono in paese, le solite maldicenze. Lasci stare, maresciallo. Gli occhi per vedere li ho ancora, che diavolo. Helga è un po' troppo giovane per fare da segretaria a un vecchio scapolo come me, lo ammetto pure, ma... Beh, se è brava. A scrivere a macchina? No, certo che lo è, con un dito, con un dito solo. Ma con che grazia. Parliamo tra amici, vuole? Ma certo, è quello che desidero. Comandi, maresciallo! Lei crede proprio... Salve! Lei crede proprio che io viva soltanto per scrivere le mie memorie? I miei viaggi oggi non hanno più niente di straordinario. Il mondo è diventato piccolo
e ognuno può vederlo dalla finestra di casa. Tra 50 anni non sarò certo ricordato per il mio libro. E allora, invece di scrivere, non è meglio vivere ancora un poco? Certo, specialmente in una giornata come questa. Bravo, dicono che sono vecchio, ma a loro cosa gliene... E poi che significa vecchio? Se vuol dire che vivo come un pensionato e ho tanto tempo da dedicare a una bella figliola, ebbene sì, maresciallo, io sono vecchio. E se questo significa essere vecchio, io lo confesso volentieri. E non sono più capace di passare un'ora, una sola, senza sentirmela girare per casa. Credo che abbia ragione, professore. La vita non è facile per niente. Però siamo andati un po' lontani e non certo dove volevo io. Per quello che riguarda il Franz Keller, c'è un fermo, una denuncia, una fuga e qualche milione sequestrato nel doppio fondo d'una valigia. Ho capito, l'amicizia di Helga per Franz, la collezione di francobolli, ma non ho niente da dire. In Italia siamo migliaia di collezionisti. Ho sentito però che i suoi album sono scomparsi. Sì, li ho mandati a Torino, in visione. Voglio disfarmene. Ah, beh, allora... Pensi un po', professore, mi aspettavo da lei una bella denuncia contro il Keller. Oh, che idea! Adesso tocca a lui. Bussola meglio. Che ora giochiamo sul velluto, caro farmacista. Ma nel whisky non ci va il ghiaccio. Ce l'ho messo solo un pezzettino. Portamene un altro. Giù quel tre di fiori che tieni in mano da un'ora, geometra. Così non si può giocare. Che fortuna che avete. Può fare a meno di nasconderlo, tanto è inutile. Sì, non prendono più. La rivincita, non ce la negherete. Ma che rivincita, qui si tratta di no, che c'entra la rivincita, bisogna darla. E quando? Ciao, Helga. Buonasera. Che ce ne andiamo? Manca ancora mezz'ora. No, sono appena le 9:30. Che diavolo, vuole già portarsela a casa? Ciurtino. Sì, gentile, Helga, vieni più tardi. Non ho sonno, faremo una bella passeggiata. Anche. Tornerò fra mezz'ora, intanto la passeggiata la faccio io. Sì, già, ciao. Buonasera. Buonasera. Allora chi tocca? Sapete che ho fatto oggi in ufficio? Cosa? Quello che si fa al catasto, ben poco, oltre che scaldare la sedia. Questo lei non lo deve dire. Perché io non le pago le tasse? Proprio lei mi fa lavorare. Oh, guarda. Lo sa benissimo, rilievi catastali e con urgenza. Vuol vedere che ne ha sentito parlare persino il dottore? Sì, infatti qualcosa ho sentito. Gli occhi di tutti sono sempre puntati su Casa Pasquè. Si vede che sono simpatico, mi fa piacere. E c'è altro, purtroppo. C'è persino chi le fa i conti in tasca. Beh, questo mi piace un po' meno. E l'unico che non sa niente è il maresciallo. Volete vedere che indovino? Ecco, si tratta delle terre del podio. Ma pensa davvero di venderle, professore? Ho sempre sentito dire che il comune ci aveva messo gli occhi sopra. Ha deciso di venderle. Per quei terreni c'è persino un progetto di parco pubblico. Mai disporre della pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Però sapere che un giorno sui cancelli ci sarà scritto Giardino Professor Aldo Pasquè, insigne giornalista. Oh, tocchiamo ferro, per favore. La soddisfazione. Quando Angelina si sveglia e lo vede. Scommetto che non è costato tanto il tuo vestito da sposa. Neppure la metà. Ma allora di soldi ce n'erano pochi. Già, sì, perché ora? Ecco qua, sono 3 ore che faccio e rifaccio conti. I conti del pranzo, lo so. Sono presto fatti. 32 persone, 5.000 lire a testa. Ah, senti, per papà e mamma bisogna pensare anche al viaggio, lo sai.
Papà e mamma, sì. Andiamo a finire sulle 200.000 lire. Sto calcolando quanto possono darci dei buoni postali più vecchi. Hai riempito una pagina di numeri. Che ti pare, che è semplice, con interesse composto ci vorrebbe un ragioniere. Ma non hai sempre detto che in 10 anni il capitale si raddoppia? Quasi, però togli l'ICE, togli il... Senti, vendiamo questo buono del 56 da 100.000 lire. E il conto è presto fatto. Proprio il primo che siamo riusciti a mettere insieme. Non abbiamo esagerato un po' con queste spese, Emma? Ma va là, che sei contento di fare per la prima comunione di Angelina una festa che nemmeno per la figlia del sindaco si è fatta. Che c'entra questo, Emma? Domani vado a Borgomanero e cambio questi due alla posta. Intanto i primi regali sono già arrivati. La madrina le ha mandato un orologio da polso che non ho nemmeno io. Hai visto? Bello. Guarda gli altri, guarda gli altri. Don Lodolini, però il geometra Cattozzo si è sprecato. Notaio Musumeci, e questa, chi gliel'ha regalata? Il farmacista. Guarda un po'. E adesso ci toccherà anche pagare la lezione di tennis. Ma che fai? Niente. Ma che fai? Ma che fai? Buongiorno, signorina Buongiorno, Olga. Buongiorno, maresciallo. Facciamo la solita operazione. Sì. Ecco. Bene. Vuole scuotere? Deve firmare qui. Sì. Ecco la penna. Buongiorno, c'è posto per me? Buongiorno signorina, non c'è mica tanta roba oggi, una lettera sola. Grazie. Altro da firmare? Basta così. Vorrei Vienna 323739, molto urgente. Mi prepara il denaro, signorina Olga. Sì, glielo preparo subito, grazie. Maresciallo. Ecco lei, maresciallo. Grazie, signorina. Prego. Buongiorno. Buongiorno, signorina Elga. Anche lei è venuta a Borgomanero? Sì, avevo delle spese urgenti da fare. Allora, se permette, facciamo il viaggio insieme. Si accomodi. Grazie. Lo sa di chi ho dovuto interessarmi in questi ultimi giorni? Di quel giovane viennese che era al camping questa estate. Ce n'erano tanti. Uno alto, biondo. Franz. Alto? Franz? Franz Keller. Era tanto amico del signor Pasquè, non ricorda? Che c'entra il signor Dino? Niente. Insomma, voglio dire che dispiacerà almeno al signor Dino,
sapere che un suo amico si è messo nei pasticci. Davvero? Pasticci seri. Si è fatto prendere con le mani nel sacco. E come? Contrabbando di valuta. È uno sport che va di moda. Lei crede? Si legge sui giornali. Partendo, il signor Keller aveva promesso di scrivere, non so, fare qualche telefonata. Telefonata? Mm-hmm. Ma è tornato in Austria, credo. Sì, c'è tornato. Anzi, c'è addirittura scappato. E se rimette piede in Italia, lo arrestano. Che bel tramonto, vero? Non fa ancora freddo. L'inverno è in ritardo. Bello, bello. Pronto, stazione di Borgomanero? Il maresciallo, per favore. Ah, ciao, Saporito. Sì, sono Arnaudi. Senti, siccome devo tenere d'occhio una persona qui di Orta, ritengo venga spesso da voi all'ufficio postale. Ma sai, potrebbe essere implicata nell'affare Franz Keller. Ecco, senti, hai nulla in contrario se ti mando un mio carabiniere in abito civile per seguirla? Ah, grazie. Ciao. Un punch. Gattinara del 59. Sì, bene. Ce ne sono altri 5 e poi finish. Intanto il professore si fa sospirare. Chi sta al calduccio non si muove. Sì, va bene, ma un po' di pioggerellino non fermerà mai, sciordino. Chi ha detto la pioggia? Io penso alla segretaria. Ah, la segretaria, mi sembra un'esagerazione, via. Lei dice? Se è vero che il sciordino ha venduto tutto, bisognerà ben domandarsi chi gliel'ha fatto fare. Tocca a lei. Boh, io la zampa della tedesca ce la vedo. Intanto non si sa niente di preciso, però, no? Come? Sono arrivati stamattina 2 milanesi con il notaio di Omegna e sono andati direttamente dal sciordino. È vero. Perché oggi nel pomeriggio, con tutta quell'acqua che veniva giù, ho visto l'orefice di Novara che parcheggiava la macchina davanti alla farmacia e filare dentro la casa del professore. Va bene, ma perché avrebbero dovuto farlo in segreto? Beh, ognuno è padrone. Caro maresciallo, io gliel'ho detto, è tutto un traffico della tedesca. Va bene. Ecco, adesso beve. Ha bevuto! Ha bevuto! Sì, va bene, devo sbagliare a sto punto. Capita a tutti. Capita a tutti, ma questo è uno sbaglio. Buonasera. Oh, abbiamo visite. Buonasera, signorina. Loro stanno aspettando il sciordino, vero? Sì, volevamo fare la solita partita. Già. Oggi ha avuto da fare. Ha finito molto tardi e si sente piuttosto stanco. E così li invita tutti a casa. A casa? Ecco, d'accordo. Andiamo a casa. Ecco, lo dicevo. Prego, accomodatevi. Allora, come professore. Cari amici, grazie, grazie di essere venuti a trovare un povero vecchio. E dov'è il vecchio? Vecchio. Professore carissimo, come sta? Allora, avanti, professore. Amici, accomodatevi, grazie, accomodatevi. Grazie. Prego, prego, professore. Prego, prima lei. Intanto bevete qualcosa, io torno grazie. Subito. Sì, certo, sì, certo. Sentite un po' questo dolcetto del 59. L'ho tirato fuori dalla cantina per l'occasione. Ecco qua, a voi, alla salute, eh? Alla salute. Grazie. Ecco fatto. Cin cin, cin cin. E salute. Buono. Buono. È profumato. Hai il sentiero giusto, eh? Meno male che vi piace. Ma come, non giocate? Helga, vieni qui vicino a me. È la nostra festa e la facciamo tutti insieme. Oggi è un giorno speciale. Il perché, cari amici, non è indispensabile che ve lo dica. Credetemi sulla parola. Ho voluto fare un cadeau alla mia segretaria. Oh, come grande!
Vedere e vedere. Io non me ne intendo, ma mi sembra straordinario. Bello è fatto, ha venduto tutto, il comune può darla addio al suo giardino pubblico. Un regalo per me, davvero non capisco. E me lo dà così? È meglio di così, vorresti? Festeggiamo insieme a vecchi amici. Oh, grazie, professore. Basta, su. Elga, facciamo un po' di musica. Benissimo, questa è un'ottima idea. Molto bene. Avanti. Adesso sentirete come suona. Occasione speciale di cui parlava prima il professore. Lasci stare, quante cose vuol sapere. Beh, del resto ci sarà l'occasione di sapere qualche occasione, no? Sì. Elga! Sono qua! Dov'è che l'hai messo? Eccolo! È il più bel regalo del mondo. Lo faremo montare in platino, come questo qua. Quanto vale? Non si chiede, ma costa abbastanza. Perché l'hai fatto? Non ho mai preteso dei regali. Cosa non farei per te? Darei l'occhio sinistro, con il quale ci vedo meglio, e lo darei anche per i tuoi capricci. Lo sai quanti anni ho? No, di preciso no. Non te lo dico, altrimenti me lo ripeteresti tante volte e nei momenti più sgradevoli. Ti sei mai chiesto cosa facevo quella sera che mi hai fermata a via Brera? No, lascia stare, chi ci pensa più? Ora lo mettiamo qui con il testamento, tutto di mio pugno. Nomino Elga Klint, mia erede universale. Adesso che fai? Te lo riprendi? Vuoi farmi diventare matta? Sarà tutto tuo, tutto, tutto e tutto. Ma dopo, Insomma, bisogna che tu aspetti che io me ne vada. Se tu avessi in mano soldi, gioielli, correresti subito via, subito. Magari dietro un tipo come quel Franz. Hai presente il viennese di quest'estate? Lo vedi, io non mi faccio illusioni. Non posso farmene. Basta, questa volta me ne vado, subito! Elga, i 60 anni li ho passati da un pezzo. Quanto potrò durare ormai? 10 anni al massimo. Vorrà dire che sulla trentina tu sarai tranquilla, libera, quasi ricca. Sono diventata la favola del paese, lo zimbello dei tuoi amici, quel serpente del geometra e quella pappamola del farmacista. E il maresciallo che è peggio degli altri, come rideranno di me. Ma che ne sanno loro? Tu glielo dirai, tu, per divertirti meglio alle mie spalle. Elga, ma perché sei così stupida e così cattiva? Ma che ci guadagna non voler capire? Thank you.
Pronto, sì? Stazione di Orto, il maresciallo. Chi parla? Sono io, sto parlando da Borgo Manera. Bastiano, Borgo Manero. Sì. Maresciallo, in relazione alla sua richiesta di sorveglianza di Ega... di Glingt... Glingt... Helga Glingt. Sì, della tedesca. Dei miei accertamenti in dato odierna è risultato che la clic... La tedesca. La tedesca è venuta in paese 3 volte, sempre per ragazzi... E allora? Pronto? Bastiano, ho capito. Bionda o bruna? Rossa. Bastiano. È venuta all'ufficio postale? Per ritirare una lettera fermo posta a Borgo Manera. Ho capito, vabbè. Ah, maresciallo, dimenticavo il pacchetto. Che pacchetto? Sì, volevo dirle che la tedesca un minuto fa ha ritirato il pacchetto. Che faccio, maresciallo? Rientro o... o continuo la sorveglianza? Non sorvegliare niente, ho già capito che vorreste sorvegliare. Rientra. Rientro. Tutto qua. Ah, capito. È chiaro che la tresca continua, anche se ora è diventata una tresca epistolare. Però che la ragazza abbia voluto farsi una piccola scorta del dentifricio preferito dal professore Dino prova che gli è ancora sinceramente attaccata. Ma valli a capire le donne. Sì. Mettete la macchina a scrivere, va. Allora, riferimento, foglio 839 del 12 corrente mese. Oggetto, Keller Franz. Keller. Keller Franz, Franz. Esito indagini. A comando, stazione, carabinieri, Tarvisio. Nonostante le più scrupolose indagini. Svolte, nulla di sospetto è emerso a carico di Keller Franz. Fu Ludwig. Va bene, lascia. Nato a Vienna. Il 30 maggio 34. Il Keller, il medesimo, dal 5 al 31 agosto ultimo scorso, periodo in cui ha soggiornato nel camping di Orta, non ha dato luogo a rilievi di sorta. Anche stasera il sciordino? Già. Ma no, non è possibile. Ma non si gioca così. Io l'avevo detto di far venire il Galimberti. Va bene, ma questo non mi sembra molto giusto. Abbiamo sempre giocato con il sciordino. Va bene, però finché è malato. E dopo che facciamo? Mandiamo via il Galimberti? Già, è vero. A proposito, ma si è saputo che cosa... Ma non so, dicono che non può uscire. Sarà qualcosa al fegato. Da me a prendere medicine non sono venuti. Gli vengono coliche di continuo, così ha detto la Carolina alla sciura Giovanna del panificio. Ma la verità è che con questo tempo... tutto il paese è con il mal di pancia. Se nasco un'altra volta faccio il farmacista. Il solito. 2 capillary rum e 1 cognac per il maresciallo. Pensavo a una cosa. Si è mai sentito dire da qualcuno, se torno a nascere faccio il carabiniere? E lo dico io. Professore. Come va, professore? Come le lumache. Finita la pioggia, esco fuori un po'. Via, mi pare tornato in gamba. Lasci stare, proprio le gambe. Non posso dire che le gambe vanno tanto bene. Mi faccio aiutare da queste altre. Sono gambe più giovani, che vorrebbero correre, magari. Bravo, professore. Se le è tornata la voglia di scherzare, buon segno. È il sole, fa bene, fa bene. Erga... facciamoci dare dal nostro amico un paio di dentifrici. Dentinol? Sì. Arrivato fresco fresco. Glielo prendo io. Grazie. Si vive di tante cose.
Bastano due parole di un amico e sembra che il male di testa e il male di gambe siano passati. Speriamo che si spicci, dobbiamo ancora fare la spesa. Quanto devo dare? Non lo sai, 230 lire, 2.460. Ecco qua. Buona passeggiata. E non si lasci avvilire, Giordino. No, faccio il possibile. Faccio tutto il possibile. Scommettiamo che stasera siamo ancora in quattro per la partita? No, stasera non ancora. Non sono guarito del tutto. E poi la tiranna qui non mi lascia, ma spero presto. Molto presto. Arrivederci. 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 Vorresti ricominciare col caffè, poi chi ci va di mezzo sono io. Se vuoi impiccarti, impiccati pure, padronissimo. Ma ricordati che se non voglio che tu esca la sera, è solo per il tuo bene. Per il mio bene? Tu? Sì. Per il mio... Vammi a prendere il corriere, cara. Non lo leggo da due giorni. Ma se non puoi leggere? No, ma lo leggi tu. Bene. Andiamo. Caro maresciallo, le scrivo di nascosto e non so nemmeno se riuscirò a impostare la presente. Lei si sarà stupito di non vedermi più la sera per il 3-7, ma pare che la mia malattia vada peggiorando. Ho bisogno urgentissimo di parlarle. Ho dei sospetti. Nessuno al mondo mi può aiutare se non lei. La cosa è grave. Stia attento quando viene da me a far finta di niente. Troveremo bene il modo di restare soli due minuti. Attendo ansioso perché oggi mi sento proprio male e ho paura che non sia un male naturale. Suo affezionatissimo Dino Pasquè. Marcello! Il povero Pasquè. Cosa c'è? Lei non sa ancora niente. No, cos'è successo? Pare sia stata una crisi improvvisa, un collasso. Non osavano nemmeno trasportarlo. E dire che proprio ieri a quest'ora si è fatta accompagnare da me per comprare il suo dentifricio. Ora sono partiti con la tedesca e il medico. Lo portano all'ospedale. A Novara? Sì, a Novara possono fare di più. C'è il professor Ghione che per il cuore è bravissimo, ma sa, bisogna tener conto anche degli anni. Va bene, farò un salto da lui, grazie. Ah, va da lui. Bene. Sì, è stata una cosa improvvisa. Per quanto temessi che da un momento all'altro poteva succedere. Capisco, signorina. Povero uomo, com'è ridotto. Potrei fargli una sola domanda? Credo che non sia proprio possibile. Non glielo chiederei se non fosse della massima importanza. Cosa succede qui? Perché vuole tormentarlo? Non sono certo io a tormentarlo, signorina. Glielo dica, su. Maresciallo, le chiedo di non insistere, anzi, vi prego, non si può arrestare. Aspetti un momento.
Questa potrebbe interessarla. L'ho ricevuta questa mattina. Non voglio leggere niente. No? Potrebbe essere l'ultima pagina delle memorie del professore. Lei è la sua segretaria, no? Che importanza può avere quello che ha scritto nelle condizioni in cui si trova? Ah, allora era già grave il professore quando ha scritto questa? Dottore, la prego, qui non rispettano nemmeno la morte. Prima di tutto rispettiamo la vita e la facciamo rispettare. Vada a vedere per la tenda d'ossigeno. Sì, dottore. Maresciallo, lei deve uscire. Non c'è bisogno che lo ripeta, dottore. Ma tornerò presto. Allora, tu rientra in caserma e resta a disposizione. Di al brigadiere Lentini che forse non rientrerò prima di sera. Tu, Bastiano, aspettami. Aspetta in piazza, eh? No, aspetti qua. Aspetto qua. Oh. Buongiorno, buongiorno Carolina, posso entrare un momento? Oh, prego, si accomodi. Non c'è nessuno, maresciallo. Sì, lo so, Carolina. Posso servirle in qualcosa? Ho ricevuto una telefonata dall'ospedale di Novara. Il tuo padrone ha bisogno di un pigiama, di un dentifricio. Sono venuto a prenderlo. Oddio, sia lodato. Vuol dire che non è poi tanto grave. Stamattina, quando sono venuti a prenderlo, sembrava già morto. Tutto in ordine qua, eh? Sono rimasta sorpresa anch'io. Ma lei lo sa, prendo servizio alle 9 e vado via verso le 5 del pomeriggio dopo aver fatto la cucina. Stamattina arrivando ho trovato che lo portavano via, povero Musudino. E qui era già tutto così. Hanno rovistato un po' dappertutto qua. E avevano poco tempo, pare. Oh, il professore no, poveretto. Non ho potuto farlo di sicuro. Sarà stata la signora, la tedesca, come a Casdis. Una volta li chiamavano Plüffer. Cercavano qualcosa che doveva essere dietro i libri. Un oggetto molto piccolo. Una chiave, per esempio. Che altro potevano cercare in questa stanza? Hanno cercato fino dietro ai quadri. Oh. Non avevano la chiave. Di un po', Carolina, hai mai visto per caso un pacchetto in questi giorni? Per caso un pacco postale? Postale? Sì, un pacco postale, sì. E hai avuto modo di vedere cosa ci fosse dentro? Solo del dentifricio. E dov'è? Ah, non lo so, non l'ho più visto. Dove la tieni l'immondizia? Fuori, nella pattumiera. Vieni con me. Guardiamo un po'. Ma come tutto qua? È stata una giornata speciale. Quando c'è fretta, alle volte si getta nel lago per far presto. Per caso hai visto la tedesca fare così stamattina prima di uscire? No, stamattina no. Qualche altra volta sì. Aspettami giù tu. Bastiano, che fai là? Eh? Niente, maresciallo, faccio la raccolta dei francobolli. Non farò spiritoso ora, fa la raccolta dei francobolli. Ho pescato questo francobollo austriaco. Si sarà staccato da quella carta lì. Che è? Elga Cli Borgomanero. Niente, un pacchetto. Sarà roba che ha gettato la tedesca. Cerca di prenderlo. Aspetta, vengo subito giù io. Sì, una parola. Thank you.
Levati. Sì, levati davanti. Sì. Maresciallo. Non lo sai, Carolina, ma forse qua dentro abbiamo pescato la tedesca. Che buttavate nel lago i tubetti di dentifricio nuovi? Oh, per amor di Dio, figurarsi. West Banoff, Nguyen... Viene posto Vienna. Di un po', Carolina, tu lo sai perché la tua padrona si faceva mandare da Vienna il dentinol che si fabbrica a Milano? Cosa vuole che ne sappia? Pasticci suoi. E poi non è la mia padrona, quella è una... non me lo faccia dire. No, dillo, dillo, Carolina. Di tutto quello che vuoi. Perché quella è peggio. Molto peggio di quello che pensi tu, sai? Che è qua? Forestiere. Forestiere sono. Vattene, Bastiano, vattene. È chiaro, si tratta di un'arsenite. AS205 anidride arsenico. Capisco. Cioè, mi scusi, non capisco, dottore. È rimasto che? È rimasto in sospensione, in buona dose. 16 o 18 per mille. E allora? Arsenico. Arsenico stemperato nella pasta del dentifricio. Scusi. Alzare la tenda, vorrei... Oh no, senza il medico, no. Ma gli ha sempre fatto tanto bene. No, e poi in questo stato non può bere nulla. Venga con me nel corridoio, prego. Neanche per sogno, non lo lascio neppure per un istante. C'è l'infermiera per questo. Non mi basta. Tanto quel povero uomo non ha più bisogno di lei. Gli sono stata vicina per tutta la malattia, sì. Non voglio mancare e adesso. E di che cosa può aver bisogno? Qualunque cosa. Di un po' di dentifricio, per esempio. Dentinol con l'arsenico. Oppure il coraggio di scherzare. Scherzo di rado. E mai in questi casi. Fuori, fuori! Bastano loro per il professore. Li ho informate di tutto. Via la tenda. Ha già la mandibola inchiodata. Non ha perso del tutto la conoscenza, però. No, ci sente e capisce. Bisogna tentare subito. Gli faccia un'iniezione di sparteina. Subito in camera di rianimazione. Tra un minuto che sia tutto pronto per il lavaggio gastrico. Ah, ti venga con me. No. Mi lasci, ma cosa vuole? Arrestarla per tentato omicidio. Ma lei è matto. Ah, sono matto? Matto sono, credi? Ecco qua, è già stato analizzato, capisci adesso? Mi lasci, fermo. Mi lasci! Fermo! Fermo. No! Non c'è più niente da fare, sai? Fermo! Qua. Coraggio, professore. Il peggio è passato. Coraggio. Auguri. Lo sai, Mario, io non arresto mai nessuno con piacere.
Però ti confesso che quella sera, nel mettere le manette alla signorina Helga, provai un gusto straordinario. E quel Franz che era scappato in Austria? Il complice. Era lui che si incaricava di mettere il veleno nei tubetti di dentinolo, che poi spediva regolarmente in Italia la sua amante. E l'avete preso dopo? Un anno dopo, a Palermo. E anche lì stava combinando imbrogli ai danni di un armatore del luogo. E Sciordino si è salvato. Si è salvato, sono certo. Sono contento. Adesso vive in Riviera. Tutti gli anni, nell'anniversario del suo salvataggio in extremis, mi manda una cartolina. Una cartolina, bravo. Basta con le chiacchiere. Ecco la polenta. Ecco, oh, brava Maria. Lenta. Adesso porto subito la fondue e la terza butta de bio per mandare giù sta storia. Per mandarla giù ci vuole, certo, no? Ci vuole, sì. Beh, bevi un poco di questo. Questo è il padre. È il ceppo, è il padre dei vini piemontesi, il Nebbiolo. Prima è dolce e poi amaro. Grazie. Nebbiolo di Montà d'Alba. Cioè, grazie. Solo chi ha una casa può invitare gli amici a bere qualcosa. A bere qualcosa. Solo chi ha un sorriso da regalare può credere nell'amore. Non ha niente, non ha niente, non ha niente, uomo, tu sei nato solo, uomo, resterai così. Niente.